Buongiorno a tutti, eccoci con una nuova rubrica dedicata alla Fondazione MACH. Oggi siamo a Maso delle Part, a Mezzo Lombardo, per la tradizionale giornata tecnica delle porte aperte, momento di incontro tra sperimentatori e frutticoltori per fare il punto sulle novità della sperimentazione in frutticoltura. Un appuntamento che ogni anno richiama centinaia di frutticoltori. Sentiamo il direttore generale della Fondazione MACH, Sergio Menapace. La giornata tecnica della frutticoltura qui a Maso delle Part è l'evento che dà il ritorno al mondo imprenditoriale, in questo caso frutticolo, dell'attività che quotidianamente il Centro di Trasferimento Tecnologico della Fondazione DUMAC svolge in ambito di sperimentazione frutticola. Oggi la possibilità di vedere per aree tematiche relativamente alle tecniche e modalità di difesa all'architettura di impianti piuttosto che alla diversificazione varietale o l'innovazione varietale i risultati dell'attività sperimentale dell'anno in corso. Aree tematiche che si rifanno in maniera molto stretta al concetto di sostenibilità dal punto di vista economico, sociale e ambientale, quindi delle opportunità di produzione che garantiscano sempre più un maggior inserimento e sostenibilità delle colture, ma anche garantiscano una redditività fondamentale al mondo imprenditoriale frutticolo trentino. Siamo in compagnia di Nicola Dalla Betta del Centro Trasferimento Tecnologico e parliamo di sistemi produttivi che devono risultare ovviamente economicamente sostenibili. Sì, questa è una parola, cioè, importante perché le aziende, i sistemi di impianto hanno un costo iniziale molto elevato. Al giorno d'oggi l'agricoltore ha a disposizione una vasta gamma di portainnesti, varietà e forme di allevamento che garantiscono un'ampia scelta e quindi è opportuno combinare questi fattori, poi in aggiunta poi con la gestione in campagna, in maniera tale da rientrare nel più breve tempo possibile per coprire i costi alti di inizio impianto. Parliamo di specie alternative al melo. Il ciliegio e il pero rappresentano appunto delle valide alternative. Sì, in primis parlando del ciliegio c'è un forte interesse, negli ultimi anni è stato forte interesse per il ciliegio. E per il ciliegio nel senso che ci sono, la FEM sta studiando delle forme di allevamento sulle varietà proposte che sono Cordia e Regina in maniera tale da ridurre i costi che sono molto elevati, in primis la raccolta, nel Ceraseto. Per quanto riguarda il pero, invece è una cultura storica nel Trentino, anche se di minore interesse, però potrebbe suscitare un maggiore interesse nel futuro per quanto riguarda il comparto bio. Andiamo avanti a parlare di sperimentazione in frutticoltura e ci occupiamo dell'evoluzione del biasse al cosiddetto frutteto aguglio. Ne parliamo con Alberto Dorigoni del Centro Trasferimento Tecnologico. Parliamo di questa novità a livello sperimentale. Bene, noi abbiamo iniziato 12 anni fa con le prime forme di allevamento in parete alte, che richiedevano, diciamo, un importante utilizzo dei carri raccolta. L'obiettivo principale era quello di poter meccanizzare, per esempio, il diradamento. Poi in questi 12 anni abbiamo fatto un bel po' di strada e quindi ci siamo resi conto che possiamo stringere notevolmente la distanza tra le file e possiamo anche abbassare le piante. Ecco, questi sono i frutteti che sono di ultima generazione, potremmo dire di terza generazione, in cui invece di avere una pianta verticale con dei rami orizzontali, sostanzialmente abbiamo dei fusti orizzontali e dai quali si dipartono dei rami verticali. In questo modo noi abbiamo circa 18-20 mila rami verticali di cui possiamo vedere tutta la produzione esposta dal primo all'ultimo giorno, diciamo, di coltivazione dell'impianto. E questo rende tutto molto più semplice. Infatti aprirebbe la strada ad una serie di tecniche agronomiche e di difesa sostenibili. Certo, allora incominciamo a diciamo, introdurre il concetto di frutticoltura di precisione, dove
Mentre in un frutteto normale il frutticoltore sa più o meno quello che andrà a raccogliere, qua noi sappiamo esattamente cosa andiamo a raccogliere. Possiamo anche dire lasciamo 4-5 mele ad ogni ferro e quando facciamo il diradamento non abbiamo sorprese alla raccolta. Poi questo ci permette anche di utilizzare sistemi di trattamento fissi sulla pianta oppure i tunnel scavallanti, e si parla anche di raccolta robotizzata. Su questo tipo di piante ci sono diverse ditte che si sono impegnate a fornire dei prototipi in tempi anche abbastanza brevi. Grazie Alberto, e ora spazio al nostro punto AgriSmart con Stefano Corradini che ci parla del potenziamento della app FemDati Meteo per il rilievo della grandine. Vediamo. Da oltre 30 anni la Fondazione Edmund Mach gestisce una rete di stazioni meteorologiche diffuse su tutto il territorio provinciale per il monitoraggio dei principali parametri meteorologici, quali temperatura, pioggia, umidità. Questi dati servono principalmente alla gestione del territorio e dell'agricoltura, come l'assistenza fitosanitaria e la gestione dell'irrigazione, ma non solo. Servono anche per lo studio climatologico e per lo sviluppo di modelli previsionali o mappe di rischio. Lo studio scientifico della meteorologia prevede delle grosse quantitativi di dati, e per questo da qualche anno le comunità scientifiche internazionali cercano di coinvolgere la popolazione perché contribuisca appunto ad arricchire la base dati su cui poi i ricercatori andranno a lavorare. Questa nuova metodologia prende il nome di Citizen Science Monitoring, cioè monitoraggio da parte del scientifico da parte del cittadino, e che in forma del tutto gratuita e volontaria può, tramite appunto spesso gli smartphone, arricchire la base dati degli eventi meteorologici. Anche la FEM ha deciso di adottare questa nuova metodologia per gli eventi grandinigeni. Come noto, la grandine ha una distribuzione territoriale molto particolare e che ben si presta quindi per questo tipo di coinvolgimento della popolazione. Per fare ciò è sufficiente aggiornare o scaricare l'applicazione per smartphone sviluppata da FEM, che si chiama FEM Dati Meteo Trentino, o meglio nota come Meteo FEM, che da poco è stata aggiornata con il nuovo modulo grandine. Selezionando questa voce, l'utente può indicare in mappa il luogo dell'evento, compilare un piccolo form in cui viene chiesto durata dell'evento, intensità, eventuali danni sulle colture, allegare una o due foto come testimonianza dell'evento ed inviare i dati ai server centrali della FEM. Il dato viene automaticamente controllato con dei sistemi automatici per validare la correttezza, dopodiché viene messo immediatamente a disposizione per tutti in rete. Dall'applicazione, ovviamente, oltre a inserire questi dati, è possibile visualizzare tutti i rilievi fatti dagli altri cittadini. L'applicazione è disponibile sia per Android che per iOS ed è scaricabile gratuitamente dai rispettivi store. Tutte le informazioni e il manuale d'uso e la guida d'uso lo trovate sul sito meteo.fmac.it. Il servizio è concluso, io vi saluto e vi do appuntamento la prossima settimana. Arrivederci.